Una buonasera e benvenuti alla prima puntata di Cicliste in Sfida nei tempi del coronavirus, soprattutto nel fuoristrada, dove l'UCI drasticamente ha detto stop ad ogni gara per tutto il 2020. E qui vediamo che in compagnia ci sono due rivali particolari che praticano il cross country. Dalla Val d'Aosta c'è la Giulia Challanci, che è già stata nostra ospite, mentre dal Sud Tirol c'è Noemi Plankensteiner. Pronunciato bene? Sì. Ecco. E quindi una sfida che queste due ragazze sportivamente hanno perseguito per tutto il 2019. Giulia ha vinto il campionato italiano e Noemi è arrivata al secondo posto. Viceversa, nel team relay, Noemi è stata campionessa d'Europa insieme alla squadra azzurra e Giulia è arrivata seconda insieme alla squadra azzurra. Quindi diciamo che questa è un po' una rivincita non mostruosa, poco pericolosa, ma altrettanto impegnativa, perché le prove da affrontare sono diverse e di ogni tipo. In questo momento sta arrivando anche la. Abbiamo anche l'esperta in cross country ed ex ciclista Francesca Cauz. Ciao a E quindi tutti. a questo punto siamo una buonasera anche a Francesca e quindi vi presento Giulia Challanci e Noemi Plankensteiner. Salutate il nostro pubblico, presentatevi un attimino. Vai Noemi, che Giulia già la conoscono. Ciao a tutti, sono Noemi Plankensteiner e arrivo da Brunico, che si trova in Alto Adige, e ho 17 anni e pratico mountain bike. Il saluto anche di Giulia. Buonasera a tutti. Mentre la nostra Francesca si sta accomodando ai nastri di partenza, è venuta in mente di fare questa iniziativa, una iniziativa che spero sia divertente sia per le protagoniste che per chi ci guarda. È un gioco, si vince tutti. Si vince tutti, non pensate di vincere tutti milioni di euro, c'è questa borraccina che però che c'è dei valori importanti dal no al doping, allo stop alla violenza, al razzismo e alle discriminazioni, quindi è importante. Allora, ciao Francesca, come va? Ciao, tutto bene, grazie. Ecco, allora noi siamo. Nel frattempo che tu entravi, abbiamo dato il via a questa puntata di giochi. Le due ragazze sono schierate allo start. Come intendiamo procedere? Non lo so, inizi tu o inizio io, come preferisci. Sempre, diamo Allora, sempre le la precedenza alle ragazze sanno signore. già. Le Allora, guarda, ragazze sanno inizio già il io. gioco, come funziona. Hai già Allora, il gioco è spiegato? semplice. Io mi sono preparato, tu hai delle domande, io ho altre domande, c'ho qualche gioco un pochino più che le metterà un pochino più in difficoltà. Però io partirei allora, visto che qui siamo in compagnia di due future, di due campioncine, future campionesse di cross country. Partirei con il gioco che viene chiamato l'impiccato. Lo conoscete questo gioco? Sì. No, Noemi? no. Noemi non lo conosce perché a Brunico
e non giocano a questo gioco. Allora, è semplice. Io vi faccio una domanda e vi chiedo, chi ha vinto la prima coppa del mondo di cross country? Vi faccio vedere il nome. Il cognome è composto da 10 lettere, di cui ci sono due L. Questa scena muta mi imbarazza. Maschio o femmina? E ripetiamo la domanda perché ci sta che ancora l'audio non sia arrivato. Chi ha vinto la prima Coppa del Mondo di Cross Country che si è disputata nel 1991? Il cognome è di 10 lettere e ci sono due L. Ma dagli Francesco. qualche indizio, è uomo o donna? No, qui Infatti. si parla di donne, eh. Gli uomini, credo che ci sia una domanda sola di uomini. Io però sono rimasto proprio nel terreno femminile. Ah, ok. So che sì, di nome, vi dico il nome a questo punto, si chiama Sara, ma non è italiana. E è una regina di questa disciplina. Ora, se Sara vi sta guardando, vi sfiderà subito. E allora, proprio non avete idea. Ma si può dire una lettera e poi facciamo così che Allora, ognuno. compriamo, ci si mette una lettera e una consonante. La prima lettera è una B come Bologna, come Brunico. La seconda è una A come Ancona e quindi è Sara Balla. Balanzini, non so. Ha indovinato la nostra Giulia perché è Sara Ballantine. Credo che si pronunci Ballantine, però. Francesca, gliela diamo buona o si dà persa a tutte e due? Sì. Dai, gliela diamo buona. Allora, questa non la potete non sapere perché quando si parla di Olimpiadi, Giochi Olimpici, chi è chi di voi non vorrebbe andare ai Giochi Olimpici? Tutte e due. È ovvio. Quindi, in quale anno il cross country diventa olimpico? Ora qui c'è quattro spazi perché è 1900. 95. Acquitta, fuochino, 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 Noemi. Cosa significa qui alzare o andare più. Qui volete le spintarelle voi, Para un numero. Allora, già Giulia ha detto 1995 e ci è andata vicina. 1989. No, 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 no. Quindi sta Giulia. È 90. andata. Come? 1990. Allontana, allontana Giulia. Quindi era sta Noemi. 1999. Ai ai ai, ai ai ai, siamo andati troppo in alto. Giulia, questa volta c'è la vittoria a mano, eh. 1993. Niente da fare, ha sprecato all'ultima curva e ora sta a Noemi. C'era andata vicina, Giulia, c'era andata molto vicina. 1992. Ai ai ai, no, è che Giulia aveva detto 95. Quindi secondo me, Giulia, è Calcola. 94 e 96. Va al 94.
Niente da fare, e ora voglio vedere se Noemi un vince a mani alte. Abbiamo detto che il 95 c'era vicino, o era il 94, o era il 96, Giulia ha detto il 94, quindi? 96. Grande, almeno sapevo che loro avevano studiato storia del Cross Country tutto il giorno. Noi pedaliamo e basta. Francesca, se le passo a te perché almeno c'hai delle domande un pochino anche fuori dal ciclismo, no? No, ma fagliene un'altra tu, sempre del ciclismo. Poi passo io, poi continuo io. Allora, questa è facilissima, eh? Questa è facilissima per tutte e due. Cosa significa in italiano cross country? Sono 11 lettere con due R. Specialmente la sudtirolese dovrebbe, con l'inglese ci dovrebbe essere più. Allora, provate a dire una parola, una lettera, una consonante, una vocale, via volevo dire. Però in italiano è semplice, cross country. Per fortuna che erano facili queste domande, Walter. Ma io vedi, io sono contrario, no? Difficoltà. Intanto do la buonasera a Albina Di Santolo che ci segue tutte le sere e che magari queste domande le saprà. Però io sono contrario a questi termini inglesi, perché poi queste ragazze gli entra l'inglese nella testa e l'italiano poi non lo conoscono più. Quindi è facilissimo, diciamo che inizia con una F. Fuori strada. Eccoci. Noemi in vantaggio. Ora queste incominciano a essere un po' troppo difficilotte, perché io pensavo che loro fossero super preparate, Io pensavo che loro fossero super preparate, ma l'emozione però qui la sta facendo da... Allora si cambia gioco, si accantona un attimino queste domande in maniera che si riscaldino bene prima e si passa al gioco dello spacca 15. Lo sapete cos'è questo gioco? Mai giocato. Allora, lo spacca 15 è un vecchio gioco, voi non lo potete conoscere perché vince colei che totalizza 15 punti e entrambe con la mano buttate giù, date un numero con una mano, quindi sono 5 punti. Te puoi fare 3, lei gioca un altro numero, chi riesce prima a totalizzare 15 vince. Okay. È un po' così, no? Vai, io vi do 1, 2, 3 e voi buttate la mano con il vostro numero. O lo dite anche, eh? Siamo pronte? Sì. 1, 2, 3. 3. 9. Quindi siamo al 9, attenzione. Ora, se andate fuori dal 15... perdete, dovete fare 15 e chi vince è perché ha totalizzato 15, quindi siamo a 6 e 3, 9, ributtato un'altra volta, 1, 2, 3, 4, 2, quindi 9 e 4, 13 e 2, 15, e questa prova se la giudicano Emi. Francesca è sparita.
No, no, ci sono. Però vedo che questa prova non piace tanto. Sono diventate serie tutte e due. ma perché sono troppo giovani loro per questi giochi. Ma capite, bambine, prima come ci si divertiva? E allora, io adesso ci sono altre generazioni, cellulari, internet. Va bene. Passiamo a delle domande di cultura generale. Che dite? Bene. No, non sono convinte. Magari al di fuori del ciclismo ne sapete un po' di più. No, ma sulle domande che hai preparato... Io sono convinto che non gliene scappa una. Vedremo. Io sono stata un po' più clemente perché ho pensato a loro, giustamente. Allora, adesso vi farò una domanda e quella più veloce a rispondere vince. Allora, quale associazione internazionale si batté per la difesa dell'ambiente e degli animali che ha come simbolo un panda? WWF. WWF. Brava. Esatto, WWF. Allora, un'altra domanda un po' più, forse un po' più difficile. In quale castello romano ospita il Papa generalmente in estate? Io non lo so. È un castello, e ci sente il Papa. Vabbè, dai, glielo diciamo. Magari non vanno tanto a messa, con la scusa che le domeniche ci sono le gare. Castel Grandolfo. Un'altra domanda. Non gli dice niente. Qual è il copricapo? Come? Sì, esatto. Non ci vanno a messa. Qual è il copricapo caratteristico del Messico? Il i messicani, come si chiama quel cappello che indossano? Il cappello messicano, come si chiama? Non lo sapete? Che se gli chiedi cos'è lo strudel lo sanno tutte e due? Sì. Hai visto? Infatti sulla cucina non abbiamo fatto domande, almeno io. Le domande sulla cucina, però... perché questi sono fenomenali in cucina. Io ho sentito dire che... Esatto. Qui c'è anche una signora, una nostra collaboratrice che suggerisce addirittura in chat, la prima che va in chat a vedere ci trova la soluzione. È scattata subito Giulia. Comunque Noemi, era guarda. L'ombrero. Ha vinto Giulia la grande e rimonta la battuta. E Noemi è rimasta impantanata e... E gli si è fermato il mezzo e quindi Giulia l'ha fregata sulla fettuccia. Quindi allora ci avete anche l'aiuto del pubblico, attenzione, glielo concediamo? Glielo concediamo, dai. Gli concediamo l'aiuto del pubblico. Occhi alle sciarpe. Glielo concediamo, quindi, sì. Sì, va bene. Ma io la chat non la vedo mica, A te fa le domande, non sei in gara. No, ma la dovresti vedere anche te. Sì, lo so, ma... Ma non la vedo. Come si fa a vedere la chat?
Ma Walter, stai tenendo tu il conteggio? Perché io non lo sto tenendo, eh. Giulia, ecco il telefonino. Vedi? Qui c'è Anna Pivot, che credo che sia una valdostana, che dice: organizzate una diretta Masterchef, perché queste sono fortissime su in cucina. Ce n'è una sola che è in cucina. Sono d'accordo con lei. La prossima diretta Masterchef. Un'altra domanda generale, via, rimettiamola alla prova. Vai. Qual è il gas che fa volare i palloncini? Questo non sapevo neanche. Elio. Mi sa che è che dai, che non potete non saperlo. L'elio. Ha indovinato Giulia. I palloncini come fanno a stare in aria? Giulia ha detto. Ha detto. Francesca un po'. Arriva un po' in ritardo, gli arriva un po' in ritardo la voce. Ha indovinato Giulia. C'è anche Silvia Auer che suggerisce Helium. Ma questo è scritto credo in tedesco. Allora, io gli farei una domanda, Francesca. A Giulia gli chiederei un piatto del Sud Tirol e a Noemi un piatto della Val d'Aosta, un ingrediente, un qualcosa, perché... Allora... Il gruppo se ne sta andando perché voi fate la... correte fra di voi, ma il gruppo ha preso... sparito all'orizzonte. Vado io? Sì. No, ma i funghi ci sono anche da noi. Non so. Allora, vi fa una domanda io che l'ha fatta Francesca, perché lei la vede bloccata. Quindi gli animali credo che vi piacciono a tutte e due, no? Sì. Ecco, sì. Quindi qual è l'animale, dai, qual è l'uccello che tradizionalmente porta sfortuna? Il cervo? No? Il cervo? No? No, il cervo, il... pipistrello. No, il come si dice? No, ma ci sei quasi. È un uccello che vola, che svolacchia. Sì, sì, sì. Ho soltanto sbagliato parola. Anche, è anche un po' un'offesa quando si a una donna che la vuoi un po' prende in giro, gli dice sei una? Il corvo? No, il corvo no. Lucia Mazzotti questa volta si è dato una brutta notizia, ha dato una notizia sbagliata. Quando uno è chiacchierona, come si chiama? Cornacchia. No, quando uno ti dice stai zitta, sei una? Una gallina. Una civetta. È la civetta che è anche questa un po' vecchiotta come domanda. Allora, poi si è visto di musica, come state a musica? Sì, abbastanza... Suonate nel coro, quindi no. Qui dice qual è la quinta nota della scala qual è la quinta nota musicale della scala musicale in do maggiore, la quinta nota sol. Do, re, mi, sol. La quinta nota anche il pubblico non lo sa, attenzione, questa sì. Anche l'aiuto del pubblico. Do, re, mi, sol. Non è sol. Questa volta Noemi
gli dà la no, ha detto l'ho detto io, l'ho tipo... L'avevi detto anche te? Sì, l'ho ripetuto no, un paio di volte. Ah sì, allora non ho capito. Allora, 1-1, questa qui la prendete tutte e due. Quanti buchi ci sono in un ferro di cavallo? Come cosa? In un ferro di cavallo. Il ferro che si mette al cavallo, sotto la scarpa. Quanti fori ci sono? Da 1 a 10. 4? 6? 8. 8. 8, dice Giulia, e vince lei. Quindi, quante sono le stelle nella bandiera americana? 48 a 52. 48? No, no. 50? No. Quanto 51. Hai detto? Detto, mi Giulia? Vedete? Giulia. 52. No, è prima che il numero avevi detto. 50. 50, è giusto 50. Ma io vedo, perché ma... è una vocina, Giulia, io... Quindi ancora Giulia, dice traguardo volante. Qual è l'unico metallo liquido a temperatura ambientale? E questo è semplice. Quecksilver, come si dice? Alluminio. Come? No. Alluminio. No, no, viene adoperato per un oggetto... Quecksilver, che... non so come si dice in italiano. Prova a dirlo in tedesco. Quecksilver. Questo è un tedesco che... Mercurio. Ecco, vedi l'aiuto del pubblico, Noemi. 48-50. L'aiuto del pubblico in questo caso... Questa è una domanda un po' cattivella che ha fatto Francesca. Quante rette passano per un punto? Infinite rette. Quanto hai detto? Infinite rette per un punto. E anche questa se la giudica Giulia, che sia una matematica? Allora, qual è l'animale più abile a modificare il colore della pelle per mimetizzarsi? Cosa significa? Che cambia colore? O? Cambia colore, sì. Chameleon? Camaleonte. Avete detto, è stata un pochino più veloce la sudtirolese. Ha bruciato, mi sa. L'ha detto un po' con... Sì, un po' tedesco, in modo tedesco. Un po' in tedesco, ma... Lo sai, qual è stata la guerra che ha durata più a lungo? La guerra dei... Nei 30 anni. 30. Dei tedeschi. 0-1 ancora... E quindi con le domande noi siamo arrivati in fondo e quindi io però ritorno a farvi una... Anzi, facciamo così, cerchiamo di riscaldare l'ambiente con... Allora, questo gioco che si chiama Pari o Dispari o secondo chi lo chiama Bim Bum Bam. Sono due prove, chi vince due prove ha vinto ed è la prima che poi inizierà il secondo gioco, che è un po' il gioco clou della serata. Quindi, pari o dispari, dovete, io dico pari e voi buttate insieme il numero con la mano, fate così, 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 va bene? Un numero paro se dice... Paro, faccio vedere un numero paro.
No, è la somma di tutte e due. Ah, ok, va bene. Se te butti due e lei butta uno, non è pari. Però lo dovresti dire voi, pari, e te dici pari o dispari, non lo posso dire. Io dico pari. Non lo... Lei pari. Pari, quindi non è mi dispari. Allora dovete dire pari e buttate, insieme però. Uno, pari. Due. Noemi. Dispari. Pronti. Uno, due, via. Dispari. Quanto ha buttato? Tre. E te? Tre. 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 Lei vince Noemi. Vince Giulia. 1-0. Un'altra prova. Uno, due, tre, via. Dispari. 5. Chi ha detto dispari? Io. E allora questa prova se la giudica Giulia, e a questo punto Giulia sarà la prima ciclista che in diretta ci farà sentire l'inno di Mameli. Perché questa cosa? Perché io credo che le ragazze che ambiscano andare in nazionale, e qui mi rivolgo a CT, non le portate se non sanno cantare l'inno di Mameli. Ora qui Giulia è un po' più facilitata, però se no, vuoi... da sola no, dai, mi faccio accompagnare da Noemi. No, no. E Noemi ti fa il sottofondo, no, magari Noemi ti fa il sottofondo e te canti, e poi dopo se fa il sottofondo a lei. Questa prova vai Noemi, fai il sottofondo. Noemi, fagli il sottofondo. Dun, 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 dun. Bon, 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 bon. Italia si desta nell'elmo di Scipio, si scinta la terra. Basta. No, come? Dov'è la vittoria? Ti fermi? Comunque, Giulia la ha cantato l'inno di Mameli, e ora sentiamo Noemi, l'inno di Mameli in espressione tedesca. Vai Noemi! No! Borobon. No! Borobon. Italia, Italia! Ma io non lo so fare, no, non so... Proprio soltanto è il refrain, come si dice? Il refrain. L'inno fa, fratelli d'Italia, l'Italia si è desta. Nel legno di Scipio, via, fatti fare un po' di... Aiutala te, Giulia. Io ho già dato per oggi. Basta così. Noemi, questa prova è... Perdi la nazionale, io te lo dico. Che fai, Noemi? Approvi? No, perché proprio non lo so bene. E allora che si fa? E allora diamo la vittoria a Giulia. Diamo la vittoria a Giulia, è stata brava, ha cantato. Ha cantato Giulia, è stata brava, e c'è stato dei momenti in cui Noemi era passata al comando, però poi Giulia quindi sì, qui infatti il pubblico, Noemi, dice e devi imparare l'inno di Mameli, anche perché al campionato europeo l'hai già cantato. Sì? Un po'... come si dice, la melodia, ma... Oh, facci sentire la melodia. E via, dai, via, allora. La melodia la sa,
poi fra qualche si farà come il controllo antidoping, a sorpresa un giorno si chiama e ci si fa cantare l'inno per vedere se l'hanno fatto. Ecco, insomma, queste prove, visto che questo è un test, no? Come sono state? Vi sono piaciute? Vi piace questo giochetto oppure no? Sì, dai, è carino. Bisognerebbe però che ora Francesca, visto che Francesca ha insieme alla famiglia un ristorante, io concluderei con un po' di domande a sorpresa sugli ingredienti che vanno utilizzati per determinati pasti. Ci sto, improvvisiamo. Allora, gli ingredienti, allora iniziamo da qualche domanda semplice, dai. Allora, quali sono gli ingredienti per fare la pizza? Margherita. Vabbè, pomodoro, mozzarella, basilico, sale, pepe, farina, lievito. E la pasta? La pasta, farina, uovo, olio, sale. Quindi qui mi sa che Noemi la pizza non gli piace tanto. Sì, ma non so come gli ingredienti proprio tutti in italiano e po'. Ecco, sentiamo, allora qui ci dà un suggerimento buono Anna Pivò, dice: qual è il tuo piatto preferito, Noemi? Il mio? Ma mi piacciono tantissimi i piatti. Io amo mangiare, ma mi piace il riso e anche la pizza e canederli. Sì. Invece Giulia? La pizza. Vai Francesca. Come si fanno gli spaghetti alla carbonara? Uovo. Con ragù, pomodoro, spaghetti, quindi pasta. Dipende se li fai in casa oppure no. No, mi sono persa. Avete detto ragù? Uovo? Ah, allora. Ok. C'è anche chi ha detto ragù, io non voglio fare la spia, però io ho sentito anche dire ragù. Sì, uova, poi un po' di speck, da noi si fa un po' di carne, no? Uovo, speck, pepe, basta, sale. Nella vera carbonara non si mette lo speck, ma la pancetta. Esatto. Qui il pubblico video perché ognuno dà la sua ricetta della carbonara. Ma dal pubblico nessuno fa domande? No, qui volevano sapere, diciamo, quale verdura non riuscite a mangiare. Io mangio tutte le verdure. Sì, anche. Diciamo che il pubblico vuol sapere i loro gusti. Vuole sapere i gusti che loro hanno, cosa fanno. Quindi, Giulia, fai una domanda a Noemi. Dolce preferito? Il gelato. E il Noemi tuo? A Giulia. Tirami su gelato, che gusto? Fragola e cioccolato. Sai cosa direi io direi di lasciarle sole all'ultimo chilometro e quindi ci devono fare le domande fra di loro, facciamogliela giocare all'ultimo chilometro fra di loro. Esatto, fatevi le domande per conoscervi meglio, visto che da buone avversarie. L'avversaria va conosciuta bene, no? Per batterla. Quindi fatevi le domande, conoscetevi e poi... Come?
Cantante preferito? Oh, non ho un cantante preferito, no. Cosa il tuo colore preferito? Viola. Vai giù. Giorno della settimana preferito, quello delle gare, immagino. sì, sabato. E da te anche? Sì, il weekend, domenica. Sì. E il giorno peggiore? Lunedì. Sì, per me anche. Perché avete mal di gambe? Sempre. Cosa ti piace fare? Cioè, hobby. Allora, pratico anche sci di fondo e suono il pianoforte, sì. E mi piace andare sulle montagne e fare delle cose fuori. E te? Ascoltare la musica e comunque stare con gli amici, uscire a fare shopping e cucinare. Bel dibattito. La materia preferita? Preferita lo sport, no? È preferita, ma mi piace la matematica, ma anche la biologia. E te? Scienze umane. Quale scuola fai? Fai una scuola? Lo scienze umane, opzione economico-sociale. Tu? È il scientifico, con latino e matematica, tutto un po'. Sì. Invece la materia un po' più non tanto preferita, diciamo. Fisica e latino. Sì. Era te? Storia. Storia? Ma Sì. da noi abbiamo un professore che è molto tranquillo per questo. Da noi. Scusate se mi intrometto, c'è un signore qui, Aguas, chiede se vi piace il calcio e per quale squadra tifate. La famiglia è juventina, quindi per forza. La squadra di calcio? Non lo so, no. C'è anche il Sud Tirol che gioca, eh? Sì, ma non seguo proprio questo sport. Il calcio femminile lo seguite? No, io no. No. Però Noemi l'ho vista sugli sci. Sì. Sì, Ma anche di di fondo? fondo, solo di fondo. Solo di fondo. E invece Giulia? Ma io principalmente faccio bici e poi mi piace magari ogni tanto andare a sciare sia a fondo che discesa. Ecco, ma lo sportivo che vi piace più di tutti, il più forte. Rimane sempre Matthew Van Der Poel. Noemi. A me piace dalle donne, mi piace Kate Courtney e dai uomini, sì, Van der Poel è molto, sì, Van der Poel piace a tutti e poi sì, Nino Schurter. Il film più bello che avete visto? Che va fatto un pochino piangere. Attenzione, se rispondete, la D'Urso vi chiama, eh?
Non so come si dice in italiano. Giulia. Ma come squadra, diciamo, preferita? C'hai un film che ti ha fatto emozionare? Ah, io ho capito squadra. No, no, È film. verso la mezzanotte. Non lo conosco, però ora Noè mi sta cercando in italiano come si dice il film suo, così poi si va a guardare. Vedi, invece che dell'aiuto del pubblico c'è l'aiuto qui del web. Sì. Moonlight Sun. Non mi sono più ricordata. Ma di cosa parla questo film, È Noè? un po' come un romanzo e c'è una donna che ha una malattia e non può uscire di casa perché il sole la fa male e si innamora in un ragazzo, ma lei non può mai uscire. È un po'. È molto triste, il film è molto triste. Invece verso la mezzanotte di Giulia. Sì, è la classica storia d'amore, diciamo. Però quando si parla d'amore, io no, lo so che Giulia è riservata e non ne vuol parlare. Allora, Giulia non vuol parlare dei suoi amori. Invece, Noemi è una ragazza innamorata. Ancora sono libera. Ancora sei libera. Sì. E come fai a tenere più difficile tenere lontano corteggiatori o battere Giulia? Come? Non ho capito. È più difficile battere Giulia o tenere lontano i corteggiatori? Ma D'amore non ne parlano, qui battere c'è dei segreti sotto. Allora passiamo all'altro argomento perché si sa che questo è un argomento tabù. Francesca, te che conosci Giulia bene, mettila un po' in difficoltà. Su quell'argomento lì o devo cambiare No, no, discorso? no, no, l'argomento lì non si può Ah, toccare. infatti, non so, infatti. Parliamo ancora un po' di loro? Sì, il pubblico vuol conoscere loro. Ok. Ecco Giulia, però mentre Allora. facevo. Aspetta, gli volevo fare una domanda a Giulia, ma se quando sei in corsa Noemi ti butta alle transenne col gomito, sai, ti dà una. Come, che fai? Ma diciamo che siamo abbastanza corrette comunque l'una con l'altra. Quindi non capitano fra di voi queste cose. No. Allora, ho una domanda. Come vi vedete in un futuro? Beh, mi Sempre sopra una piacerebbe. bici o come vi vedete? Sì, mi piacerebbe diventare una professionista. Scusa, non ho capito. Mi piacerebbe diventare una professionista. Ah. Sì, Tu, Noemi? anch'io, ma voglio anche andare a studiare all'università. E sì. Questo è come si dice, quello che voglio fare in futuro e poi anche il ciclismo.
come cosa ti piacerebbe studiare. Esatto. A me diritto, giurisprudenza. Però sarebbe un po' dura con la bici, quindi ancora non so. Io non so neanche. Non ho una precisa, non mi sono decisa ancora. Bene. Dai, avete ancora qualche anno per pensarci. Ma mi sentite? Sì. Ah, ok, no, perché... No, perché non parlava più nessuno, allora... Aspettiamo tue domande, Fra. Ah, altre domande. Walter, aiutami. Mi piaceva anche questo dibattito, una domanda fra di loro. Lasciamole sole, lasciamole sole. Allora, animale preferito? Il leopardo si dice? Leopardo? Sì. Qual è il tuo preferito? No, sì, anche il tuo animale. Il mio è il cane. Il cane? Hai dei animali domestici? Sì, un gatto. Ah, ok. Due pesci. E come si chiama il tuo gatto? Cocco. Carino. Genere musicale? Come? Genere musicale. Genere cos'è? Il tipo? Pop, rock, sì. Mi piace, sì, pop. Ma io non ho un genere preciso, perché se ascolto musica, non ascolto musica così tanto, ma se ascolto un po' misto, cose miste. E tu? Sì, pop, musica commerciale. Chilometraggio massimo che avete fatto in bici? Quest'anno o in totale? In tutta la vostra vita. Massimo, beh, non andando tanto su strada, non moltissimo, però superati 100, credo. Io... Forse una volta. Non so. Ma penso meno di 100 in un giorno. Penso di non aver mai fatto 100 chilometri in un giorno. E a piedi invece? Corsa a piedi? A piedi? Non mi piace. Diciamo che mi piace correre, però non lo so. 10-15, sì. 10-15. Tanti. Siete figlie uniche o avete anche dei fratelli o sorelle? Io ho un fratello più piccolo, che ha 11 anni. Sì, io ho anche una sorella piccola che ha 13 anni. Sì. Bici? Anche loro? Sì. Mio fratello si fa sia bici che calcio. Diciamo che è proprio uno scontro tra questi due sport. Quindi per adesso ti ci rientra l'occhio. Noemi, il tuo fratello? No, la mia sorella. La tua sorella? Sì, pratica anche bici. Fa le gare anche lei? Sì. Vince? Ma è una delle... Non vince, ma è molto forte e...
qualche volta riesce a arrivare sul podio. Quindi ci sta che ci sia uno scontro anche fra i vostri fratelli più piccoli. Se volete. Una vostra giornata tipo adesso in questo periodo? Vabbè, seguo le lezioni online al mattino, poi al pomeriggio studio e poi esco in bici. Sì, io di mattina vado in bici e dopo spesso alle 10 o 11 ho lezioni su videocamera, come si dice, e poi online e il pomeriggio sì, faccio compiti o vado a fare una passeggiata, così. Ecco, c'è qui un signore che vuole sapere se sei andata al lago di Braies. Quante volte? Sì, sono stata l'anno scorso, ero 3 volte circa al lago di Braies, non così. Ma sì, com'è questo lago? Spiegaci com'è questo lago. Sì, molto bello, è un lago è un posto molto turistico con tanta gente, per questo è molto difficile ad arrivare perché si arriva con dei shuttle, perché spesso tutti i parcheggi sono affollati, sì. Ma è molto bello e si può andare con le barche sul lago, e è un panorama molto bello. Beh, Val d'Aosta ci sono laghi? Sì, parecchi. Lago d'Arpi, Chamolet sono, diciamo, i laghi più belli. Anche lì barche, turismo? No, più pesca, diciamo. Ti piace andare a pescare? No. Però al mare? Assolutamente, sì. Anche a Noemi? Sì. Vacanza ideale? Mare. Sì, anche mare, ma è un posto dove non c'è tanta gente, un po'... con una spiaggia forse anche che dove sei da sola è un po', sì. Non in un luogo dove c'è così tanta gente o che è molto turistico. Beh, qui siamo arrivati tra una domanda, un canto e una gara fatta di scontri diretti. Siamo arrivati a un'ora di trasmissione, quindi è anche il limite che poi Instagram ci permette di caricare, e credo che sia importante questa intervista, diciamo, culturale, tecnica, di queste due atlete da far conoscere a tutte le cicliste, soprattutto questa. Il sonoro dell'inno d'Italia e anche la canzone cantata da Fiordaliso, come si chiama? Giulia Fiordaliso, che ha cantato bene, ha cantato facilitata dalla lingua, ha cantato una bella, un inno di Mameli. Comunque, io, Francesca, se sei d'accordo, saluterei le nostre due simpatiche cicliste, rivali e comunque entrambe carine, simpatiche e disponibili a questo gioco, e ci si dà appuntamento a domani sera con un grande allenatore, Francesca. Esatto, vi aspetto domani sera per l'intervista tu per tu con Fabio Agostinacchio.
Già il promemoria. Quindi a questo punto vi saluto, una buonanotte a tutti, grazie per averci seguito e a domani sera. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.